Patrizia Bonetti è una degli ex protagonisti dell'ultimo Grande Fratello. Influencer ed ex di Gianluca Vacchi, la geffina che ha partecipato all'edizione condotta da Barbara D'Urso, e poi vinta da Alberto Mezzetti, sarebbe stata aggredita all'uscita del cinema Odeon, in zona Duomo a Milano, da tre donne non identificate armate di caschi, e sarebbe poi stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale. A darne notizia è la rivista Corona Magazine The King, che pubblica anche una foto della Bonetti dopo l'aggressione e racconta quanto sarebbe accaduto. Le donne erano armate di caschi, e si sono buttate senza pietà contro l'ex geffina, circondandola e tirandogli ripetuti colpi con estrema violenza. Patrizia ha cercato di difendersi nonostante la netta minoranza, mentre l'amica Aida ha provato ad intervenire cercando disperatamente aiuto dai passanti lì in zona, chiamando le forze dell'ordine. Nonostante i ripetuti colpi di casco subiti, riporta ancora il giornale di Fabrizio Corona, Patrizia è riuscita ad alzarsi e difendersi, tentando anche una fuga, ma le tre sono passate a maniere ancora più forti, tirandole i capelli e strappandole alcune ciocche, lasciandola praticamente senza capelli su tutta la parte destra del volto. Patrizia Bonetti, che non ha voluto commentare l'accaduto, sarebbe stata subito ricoverata in ospedale dopo il pestaggio. Punto. Le tre, che non sono state ancora identificate, successivamente si sono date alla fuga e all'arrivo delle autorità competenti era ormai troppo tardi, si legge, ancora non sono state identificate a causa dell'assenza di telecamere nella zona e Aida disperata si è sfogata cercando di riprenderle ma con scarsi risultati. Patrizia Bonetti è attualmente ricoverata in ospedale in condizioni gravi e non ha voluto raccontare ancora nulla ai mass media riguardo questo evento traumatico. Classe 1996, Patrizia Bonetti è nata a La Habana, ma vive da anni a Roma. Ha studiato presso la Università Luiss della capitale e lavora come modella. Non ha mai nascosto il desiderio di entrare nel mondo dello spettacolo e dopo l'esperienza del GF15, durata in verità pochi giorni e in cui si era molto avvicinata a Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric, è diventata un volto fisso di Domenica Live.